Qui dietro di me c'è la nuova Renault Espace, una vettura che non mi ha stupito per particolari doti dinamiche, per qualcosa di eccezionale, ma mi ha stupito perché è una vera e propria auto, una di quelle auto che ti portano dal punto A al punto B consumando poco, con tanto spazio, in tranquillità e in comfort. Ma non vi dico di più e andiamola subito a vedere. Lei è proprio la Renault Espace, vettura in allestimento Esprit de Alpine, come ci mostra il badge qui, quindi Alpine diventa ufficialmente un allestimento per Renault, e la vediamo in questa veste che di primo acchito ricorda nient'altro che una Austral, perché andandole a vedere una a fianco all'altra, alla fine l'Espace non è altro che un'Austral allungata. In questo caso, come dicevo, Esprit d'Alpine, la nostra configurazione 1.2-3 cilindri ibrido, ma di questo ne parleremo nello specifico durante il test drive. Abbiamo 200 cavalli, 410 Nm di coppia, cerchi da 20 che sono, devo dire, molto interessanti per design e anche comunque devo dire chicche come il logo Alpine inciso all'interno del cerchio non mi è dispiaciuto. La gommatura da 20 la rende un pochettino più rigida, ma non è un particolare difetto, anche di questo ne parleremo più avanti. In più questa colorazione blu le rende davvero, secondo me, giustizia, sia per le linee che per il look estetico in generale. Ma partiamo come sempre dall'anteriore, abbiamo dei fari full LED Matrix che fanno delle animazioni davvero interessanti quando ci avviciniamo con la chiave. Fari LED Matrix che di notte illuminano alla perfezione, sono davvero magnifici, sembra di guidare di giorno, e va poi ad essere arricchita da questi dettagli un po' lucidi e un po' opachi che la rendono un pochettino più sportiva, nonostante non sia una vettura assolutamente sportiva. La fiancata da ben oltre 4,70 m, beh, è imponente, ma questa vettura è aiutata nelle manovre dal sistema 4 Control o 4 Control di Renault, dipende se la vogliamo parlare in francese o in inglese, un po' a vostra scelta, sistema di non trazione integrale come la intuire, ma di quattro ruote sterzanti che vanno a diminuire ovviamente in fase di manovra il passo, che misura 2,74 m, quindi un passo molto importante, ma andremo a vedere a favore dell'abitabilità soprattutto al posteriore. E già che stiamo parlando del posteriore, per l'appunto abbiamo anche qui fari full LED con questa trama che abbiamo già visto quasi olografica sulla Megane, e che vi lascio le schede qua in alto a destra per andarla a vedere recensita da me sul canale, e il logo E-Tech Hybrid che va a indicare proprio nel nostro caso la motorizzazione. Aprendo il portellone elettroattuato si rivela, come vedete ho lasciato il bagagliaio di proposito un po' pieno, si rivela la configurazione a 7 posti che ho lasciato di proposito alzata, proprio per farvi vedere che tirando il laccetto e abbattendo si va ad ottenere un piano di carico quasi completamente piatto, quindi devo dire molto comodo per caricare bagagli di qualunque genere. E vedete, lo spazio diventa anche molto molto generoso, va a superare abbondantemente i 450 litri. Qua nella terza fila non abbiamo sicuramente grande lusso o finiture di pregio, ma giusto quello che ci serve, quindi un portabibite e niente di più. Terza fila che non sto neanche a specificarlo, ma con queste dimensioni è adatta giusto giusto a dei bambini, diciamo di massimo 10-12 anni, non è una terza fila particolarmente spaziosa. Abbiamo comunque qualche gancio per attaccare i sacchetti, nulla di più. Al di sotto di questo vano di carico abbiamo uno spazio dove riporre la cappelliera, che noi in questo momento non abbiamo, un crick e un ruotino di scorta che fa sempre sinceramente comodo. Allora, ho voluto di proposito tirare completamente indietro questo sedile, che non è neanche la mia posizione di guida, perché nonostante sia 1,90 m sto più comodo anche col sedile più avanti, devo essere sincero, per farvi vedere che nonostante lo spazio sia ristretto, io riesco comunque a starci molto comodo. E sono sicuramente aiutato da questo gigantesco vetro panoramico qua sul tetto, che da dietro fa un effetto spettacolare. Come vedete ho tanto spazio per la testa. E guardate che vetro, è davvero una finestra gigantesca. Spostandomi poi su un sedile regolato in una posizione normale, beh, guardate qua quanto spazio ho, posso addirittura allungare i piedi e stare davvero comodissimo. Abbiamo inoltre due prese di tipo C qua al posteriore per caricare i nostri dispositivi mobili e le bocchette per la reazione, quindi nulla di particolarmente elegante, ma tutto ciò di cui possiamo aver bisogno. Carine anche i dettagli come la bandierina francese. Il vano di accesso inoltre è molto ampio, come vedete io che sono di taglia decisamente abbondante salgo e scendo con una tranquillità disarmante.
I materiali al posteriore sono ben curati. Questa è una plastica un po' più rigida, ma vedremo davanti rimpiazzata da una plastica più morbida. Abbiamo poi pelle, vetri elettrici automatici anche al posteriore. Le tasche non sono floccate, ma sono rigide. Qua abbiamo un particolare velluto molto carino, simile al Cantara, decisamente carino. Ci spostiamo poi nella zona anteriore. Come vedete, i materiali qua migliorano notevolmente. Abbiamo una plastica soft touch al Cantara, pelle rimane comunque. Abbiamo i comandi dei finestrini tutti completamente automatici e un bel pattitacco con il logo Alpine. Ma è proprio qua, nella zona di guida, che questa vettura mi ha stupito particolarmente. I materiali e gli assemblaggi sono davvero molto buoni. Una bella pelle con questa tripla cucitura, non so se riesco a farvela vedere in camera, ma che rappresenta la bandiera francese. Tanto piano black, che come sapete a me non fa impazzire, tantissimo spazio per i nostri oggetti. Guardate, abbiamo qua un primo pozzetto dove riporre ad esempio le chiavi di casa. Nota bene che qua sì, è raffrescato, ma non è floccato, quindi tenderanno a fare un po' di rumore gli oggetti all'interno. Abbiamo la carica wireless su questo pad, che può essere mosso per rivelare un bel pozzetto profondo, molto comodo. E invece, posto nella posizione più arretrata, possiamo mettere due bibite, cavi per il telefono, e qui abbiamo un portatelefono. Però attenzione, se la vostra cover è grande non ci starà il telefono. Abbiamo un pozzetto floccato all'interno, molto spazioso. Peccato che all'esterno queste plastiche siano un pochettino più dure, anche se la console centrale comunque rimane completamente rivestita in pelle e dà un bel feeling rigido, ragazzi. Oh, qua scricchiola un po' perché c'è plastica, però è rigida. Rigido anche il monitor da 12 pollici in verticale. Qua abbiamo la grande console di comando della vettura, l'infotainment principale, che come vedete io adesso sto utilizzando nella sua configurazione prevista, ovvero quella di Android Automotive, con cui esce di serie la vettura. Android Automotive che a parer mio è imbattibile su tutti i sistemi di infotelematica, perché è veloce, è fluido, è intuitivo. Avendo Google Maps integrato, non abbiamo neanche la necessità vera fisica di attivare Apple CarPlay o Android Auto per interfacciarci con il nostro smartphone. Abbiamo un menu anche fin troppo complicato per tutta la gestione della vettura. Come vedete qui abbiamo varie mappe che vanno a cambiare i LED d'ambiente, possiamo personalizzarli un po' come ci piace. Ad esempio, vedete qua, nello stile personale possiamo andare a personalizzare con RGB i vari LED d'ambiente, oppure impostare che in base al colore, in base all'ora del giorno cambierà poi il colore. Ma queste sono chicchettine secondarie in una vettura, che però fa sempre piacere avere. Ma è interessante il fatto che possiamo regolare la quantità di sterzata delle ruote posteriori e anche poi la sua servoassistenza, quindi se avere uno sterzo più rigido o più morbido. Io tendenzialmente lo tengo sempre in medio perché rende la vettura, secondo me, al top. Abbiamo poi anche una mappa completamente personalizzabile che si chiama Perso, non forse la scelta migliore come nomenclatura, però possiamo scegliere la mappatura motore, servoassistenza e appunto, come vi dicevo, la configurazione delle quattro ruote sterzanti. Di questo però poi ne parleremo successivamente. Come vedete, lo smartphone non è collegato alle due prese di tipo C perché Apple CarPlay e Android Auto sono anche in wireless e si comporta benissimo, devo essere sincero, anche se avendo davanti a me uno schermo così grosso che posso personalizzare con la mappa, l'ho usato davvero raramente Apple CarPlay. Quindi schermo personalizzabile con più visioni, come potete vedere dovrò zoomare un pochettino in post produzione secondo me, ma una piccola chicca che la vettura mostrata nel display esegue le stesse azioni, come mettere la freccia o frenare, che anche accendere gli abbaglianti, come facciamo poi noi, lo riflette sullo schermo. Appunto, molto ben personalizzabile, possiamo sceglierla come più ci aggrada, anche se secondo me, a parer mio, la versione con la mappa in visualizzazione completa rimane la migliore. Io vi ho raccontato a grandi linee come ci si sta all'interno di questa Espace, ve l'abbiamo vista velocemente anche fuori, ma il focus lo voglio portare sulla parte di guida. Voglio raccontarvi l'esperienza che mi ha dato questa Espace e perché è la macchina perfetta per fare dal punto A al punto B, e soprattutto il prezzo, che vi dirò, mi ha stupito. Ed eccoci finalmente alla guida della Espace. Come vi dicevo prima, una vettura che mi ha stupito particolarmente in quanto comfort, sì, in quanto consumi molto bassi, sì, e parto subito da questo argomento perché l'ho usata un po' in tutti i contesti, urbano, extraurbano, combinato, ho fatto un po' il tester WLTP in questo periodo in cui l'ho avuta in prova, e vi devo dire, ragazzi, che mi ha stupito perché questo motore
la preoccupazione di molti quando sentono che questa vettura, che pesa comunque abbondantemente oltre i 1700 kg, è che appunto un 1200 tre cilindri turbo benzina sia un po' in affanno nella guida di una vettura di tali dimensioni. In realtà sfrutta principalmente la trazione elettrica, infatti il motore termico è in grado di sviluppare circa 130 cavalli, combinato poi a quello elettrico, che poi i motori elettrici in teoria sarebbero due, uno per l'accensione e uno invece dedicato alla motricità, alla trazione solo ed esclusivamente delle ruote anteriori, riescono ad arrivare a 200 cavalli e 410 Nm di coppia, che è un dato comunque sicuramente interessante, ma non fa di questo dato una caratteristica principale. Non è una vettura sportiva, non è una vettura potente, è una vettura confortevole e viaggeremo nel 70-80% del tempo completamente con trazione elettrica. Accenderà poi magari necessità di un sorpasso se si va ad affondare un po' di più il pedale dell'acceleratore, a quel punto sì, il motore termico verrà sfruttato per la motricità delle ruote esclusivamente anteriori, in combinazione a quello elettrico. Ma utilizzandolo in maniera assolutamente cittadina, con la mappa custom che ho impostato su un motore con mappa economica, proprio perché volevo testare quanto riuscissimo a consumare con questa vettura, devo dire che il consumo si è fermato a 5,5-5,9 litri ogni 100 km. Questo è un utilizzo combinato. Il consumo dichiarato in WLTP è un pelo più basso, però stiamo comunque parlando di consumi che si aggirano attorno ai 16-17 con un litro, che per una vettura del genere, mossa da un motore simile, vi posso garantire, guidata in maniera assolutamente normale come la guidereste per andare a fare la spesa, perché così l'ho guidata io, vi posso garantire che è un consumo di tutto rispetto. Io con 50 euro di benzina sono andato e tornato da Bormio, ho girato in città una settimana, praticamente mi stavo dimenticando di dover fare benzina. Ho specificato spesso che la motricità è solo sulle ruote anteriori, perché secondo me un difetto di questa vettura è stato proprio questo. Io speravo vivamente che potesse avere la possibilità di trazione integrale, invece purtroppo così non è. Neanche come optional si può avere la trazione integrale, ed è un po' un peccato, perché una vettura di queste dimensioni, di questa categoria, sicuramente con la trazione integrale avrebbe avuto un pochettino più di mercato. Passiamo poi ora a parlare di quello che è comunque il comfort di guida, che devo essere sincero è molto molto alto. L'unica pecca, perché le sospensioni sono tarate in maniera assolutamente morbida, come vi dicevo non è nulla di sportivo, è la cosa più lontana dalla sportività, se non per l'allestimento, che è quello un pochettino più racing, con l'Alcantara, il logo Alpine, il volante col doppio taglio, insomma è un bel allestimento anche sportivo a livello estetico, ma non a livello di guida. Quindi sospensioni molto morbide, uno sterzo che come avete visto può essere tarato in durezza, io lo tengo sempre medio, perché comunque risulta estremamente semplice da manovrare, molto morbido ma rigido il giusto alle alte velocità, quindi superando i 100 km/h circa, e si è dimostrata rigida soltanto dal punto di vista dei cerchi da 20, in questo caso, in questo allestimento l'unico cerchio disponibile, in altri allestimenti si può avere da 19, esteticamente però la resa potrebbe essere minore, quindi non super esteticamente appagante un cerchio da 19 pollici. Uno sterzo che si è rivelato molto preciso e mi ha stupito, super diretto, soprattutto per una francese, che tendenzialmente le macchine francesi hanno degli sterzi un pochettino approssimativi, soprattutto le city car. Questo sterzo si è rivelato inaspettatamente super preciso, super piacevole da utilizzare, e non ve lo dico nemmeno, ma le quattro ruote sterzanti sono fenomenali, perché permettono davvero di fare parcheggi e manovre che con un bestione di macchina del genere non mi sarei assolutamente aspettato, perché alla fine il bello di questa vettura è che la si guida tranquillamente come se fosse una Clio. Quindi devo dire, mi è piaciuto davvero davvero tanto proprio la manovrabilità generale della vettura, proprio dovuta a questo sistema intelligente di quattro ruote sterzanti, devo dire anche molto molto ben tarato. L'unica pecca alla fine a livello progettuale secondo me di questa vettura è un po' il cambio. Sarà che probabilmente non sono abituato a questa tipologia di cambi, perché stiamo parlando di un cambio a quattro rapporti, quindi molto particolare, due rapporti poi anche per il motore elettrico. Devo dire che in contesti in cui si va un pochettino più pesante sul gas,
pecca un po', si sente che la cambiata è molto lenta, a volte sembra indeciso, e il grande fastidio, tra virgolette, non è un fastidio vero, ma è più una percezione che non siamo abituati ai cambi tradizionali come possono essere i CVT o i doppia frizione, vedi ad esempio i DSG o i TCT, è che nelle ripartenze è un po' pigro, quindi c'è il rischio che si vada a premere un pochettino troppo il pedale dell'acceleratore e quindi la partenza sia un po' brusca. Una volta che ci si abitua, poi in realtà si perde questo effetto, però è secondo me degno di nota. Una buona nota positiva sicuramente di questa vettura sono gli ADAS. Sono ben tarati, li ho usati parecchio, devo essere sincero, sia in viaggio che in un utilizzo extraurbano. Sono ben tarati, ma sconsiglio, io personalmente, di utilizzare la distanza più corta per la frenata automatica, insomma per il cruise control adattivo. Questo perché la vettura tenderà a frenare molto tardi, non a mantenere una distanza corta, ma a frenare molto tardi, e crea un po' quell'ansia. Ma la vettura frenerà? E arriverà a inchiodare all'ultimo, mentre tenendo la distanza impostata sul secondo livello o sul livello massimo non si avvertirà questo effetto e sarà una guida sicuramente più rilassata. Ultimo, ma non per importanza, è sicuramente il discorso prezzo. È una vettura che dal punto di vista di prezzo per il mercato attuale mi ha stupito, perché un allestimento ben rifinito, anche sportivettino, carino da vedere, devo dire interessante, bei materiali, assemblaggi fatti sopra la media, perché bisogna, non sono perfetti, non stiamo parlando di vetture da 100-200 mila euro, stiamo parlando di una vettura che viene di base in allestimento Esprit Alpine, quindi senza gli optional, 47.600 euro, quindi devo dire una fascia di prezzo in cui non rientrano tantissime vetture, soprattutto 7 posti. Questa che abbiamo noi in prova oggi raggiunge e si ferma circa sopra i 53.000 euro, quindi viene un pochettino più costosa. Fatemi sapere qua in un commento, secondo voi nel 2024, intorno ai 53.000 euro, 7 posti, così ben equipaggiata, cosa potreste comprare? Io mi sono fatto un'idea e vi devo dire la verità. Questa secondo me è una delle migliori contendenti. Quindi fatemi sapere voi invece che cosa ne pensate qua nei commenti. Lasciate un like se questo video vi è piaciuto e ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Voi non avete idea di quanto il vostro supporto possa essere di aiuto per noi creators. E noi ci vediamo al prossimo video.